Covid-19, diciamo, la morte è rientrata nell'ospedale in maniera molto prepotente e tutti noi operatori abbiamo dovuto affrontare questa malattia che ha un po' rotto, diciamo, la simmetria fra malato e sano, fra curante e curato, perché tutti noi operatori, tutti noi possiamo in realtà contrarre questa malattia all'interno dell'ospedale e anche fuori. Per noi palliativisti poi l'impatto è stato ancora molto più importante, perché noi ci siamo sempre battuti per la vicinanza, per il tocco, per il fatto che questi i familiari possano entrare nelle stanze senza orario, per cui questo isolamento obbligato, forzato, molto, molto forte del paziente ha fatto sì che quello in cui noi crediamo, cioè la relazione di cura, questa relazione che questo momento più che mai cura, fa sì che noi entriamo comunque nelle loro stanze, comunque con la nostra competenza a controllare i sintomi difficili, comunque creiamo un ponte fra il malato e le famiglie, e con l'aiuto anche della psicologa che adesso c'è tutti i giorni della settimana, forniamo sempre informazioni e facciamo in modo che sia meno pesante questo isolamento che indubbiamente li porta alla morte. E per quanto riguarda poi il territorio, l'assistenza domiciliare, noi garantiamo la presa in carico anche per i malati Covid, e solo che in questo contesto abbiamo del personale dedicato e educhiamo anche le famiglie a gestire questi pazienti in maniera corretta, per metterli meno a rischio possibile. E inoltre, come dipartimento, a tutte le strutture sanitarie RSA, RSD, comunità, garantiamo anche una consulenza sulla gestione dei sintomi difficili dei loro ospiti.